Troppa violenza diffusa in ogni angolo del territorio. Quotidianamente raccontiamo di episodi violenti che sfociano spesso anche nella morte. Le cronache sono intrise di ipocrisie e di finta disperazione per coloro che non sono coinvolti direttamente. L'interrogativo che tutti ci poniamo è perché tutto questo desiderio di prevaricazione, di odio, di mancato rispetto delle regole, cosa fa scattare questo senso di libertà monodirezionale, di chi sono le colpe o meglio le responsabilità di questo decadimento dell'essere umano che si sente di fatto autorizzato a tutto, anche a sopprimere una vita umana o animale. Forse stiamo cadendo troppo nel buonismo e nelle famose o fumose attenuanti generiche a cui sapienti avvocati del diritto si appellano per difendere anche l'indifendibile. Oggi lo specchio della realtà sono i social, in futuro l'intelligenza artificiale, già molto invasiva nel nostro presente. Strumenti che mettono in discussione qualsiasi cosa, creando il dubbio su tutto ciò che ci circonda. In pratica minacciano certezze che fino a ieri sembravano assolute. In questo contesto piccoli cervelli si muovono tranquilli, creando danni spesso non riparabili. E allora cosa fare per evitare il loro cosiddetto libero arbitrio, che viene manipolato e adottato quasi esclusivamente per danneggiare e non per migliorare il nostro modo di vivere? Purtroppo passa quasi il messaggio che chi rispetta le regole ed il prossimo è un soggetto debole, facilmente dominabile e condizionabile, con tutte le conseguenze del caso. Meditate, gente, meditate.